Ciao amici e benvenuti da DJ Mister Quindi. Oggi a spese della redazione di DJ Mister Quindi abbiamo acquistato questo prodotto, il Microsoft Lumia 640, per riportarvi le nostre impressioni da utilizzatori incalliti di Android. Un prodotto appunto marcato Microsoft che ha sostituito la Nokia. Questa sarà una panoramica veloce perché per i siti ci sono siti molto più professionali, o meglio, più organizzati di DJ Mister Quindi, però il nostro obiettivo è quello proprio di riportare un'impressione di utilizzo, di mostrarvi il prodotto che andrete poi ad acquistare da Amazon e farete le vostre conclusioni. Ma adesso è ora di andare a scoprire questo nuovo prodotto Microsoft. Allora, vediamo l'interno della confezione. Vi dico subito che ci sono diverse tipologie di questo prodotto. Io ho una versione LTE single SIM, però ci sono versioni dual SIM, versioni più grandi come display, quindi con un display c'è cioè la versione XL da 5-7 pollici che si distingue sia per una solo 3G e una LTE. Io a 189 euro. Nel mezzo ho preferito questa LTE che racchiude un po' tutte le tecnologie. L'hardware interno è identico se non cambia qualcosa nella fotocamera con la versione XL. Andiamo a vedere l'interno della confezione che contiene il telefono, lo vedremo tra poco. Minimale la dotazione, d'altronde però per rimanere secondo me nel prezzo di 189 euro Microsoft rinuncia ad alcuni accessori. Ci dà questo caricabatterie veramente po' di poco amperaggio, mi sembra. Io ho utilizzato il mio da 2 ampere da 750 mAh. Questo sarà un caricabatterie che utilizzeremo per i nostri prodotti in test. È l'unica dotazione che ci dà un manuale di guida rapida per il primo utilizzo. Bella anche la possibilità di intercambiare le cover un po' come più ci aggrada. Ci sono diverse colorazioni. Io l'ho presa in una colorazione nera e vi mostrerò tra poco anche quello che mi è piaciuto particolarmente proprio nel poter cambiare interamente la cover. Parliamo adesso di parte hardware, di tasti fisici. Abbiamo il tastino per accendere, spegnere o mettere stand by qui sul lato, molto comodo sul lato laterale per accendere e spegnere il dispositivo. Il bilanciere del volume, anch'esso molto comodo. Calcolate che un 5 pollici, secondo me, questo faccio questa premessa, è il limite massimo per utilizzarlo con una mano. Io utilizzo il Note 3, sicuramente sono più sacrificato nell'utilizzo con una mano. Qui con 5 pollici veramente si ha un ottimo display di grandezza del display e un'ottima portabilità. Sulla parte superiore abbiamo l'ingresso per le cuffie, l'altro lato completamente pulito, sulla parte inferiore una micro USB per ricaricare la batteria. Sulla parte posteriore abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con lenti Carl Zeiss. Ottima la parte fotografica, vi farò qualche scatto al volo per mostrarvelo con flash LED abbastanza numeroso. Qui c'è il forellino, bello anche l'aspetto estetico per l'altoparlante di sistema. Sulla parte frontale abbiamo una fotocamera da 0,9,9 megapixel, discreta la qualità, buono invece la possibilità, ha integrato una lente che permette un grandangolo, quindi con dei selfie più allargati di una normale fotocamera. E qui c'è la capsula auricolare, ottima il volume di ascolto e la pulizia dell'interlocutore. Sulla parte frontale abbiamo proprio questo display da 5 pollici con risoluzione 1280x720 pixel. Un display da 5 pollici che è vero che la risoluzione non è altissima, però grazie proprio a 5 pollici, quindi abbastanza, non eccessivamente grande, ci dà un'ottima restituzione della visuale del display, ottimi PPI, quindi i pixel visualizzati. Tanto che, e vi faccio vedere
subito, avvicinandolo davvero quasi l'impossibilità di vedere i singoli pixel. Buona la luminosità del display, anche se prende qualche riflesso e si sporca facilmente, però mi piace soprattutto, e io ho amato i Super AMOLED ovviamente per la restituzione del colore. Guardate la differenza già su... c'è la differenza sui Super AMOLED che restituiscono un colore sicuramente più reale. Buona, come dicevo, la luminosità, forse pecca, questo va bene, va a vantaggio dei Super AMOLED, forse l'angolo di visuale tende leggermente a sbiadire, però calcoliamo che per il costo ha un ottimo pannello ricoperto da un vetro Gorilla Glass 3, quindi antigraffio, antiurto. Pur se raccomando sempre di... ho trovato queste pellicole superiori in vetro che sono eccezionali. Per quanto riguarda proprio l'aspetto estetico, ve lo apro e vi faccio vedere che, togliendo la cover, praticamente, e acquistandone una nuova, e questa è una soluzione che mi piace particolarmente, io che sono proprio fissato nell'avere il telefono sempre perfetto, con 15 euro riprendiamo una cover, ad esempio se graffiamo questa, la inseriamo nel telefono e abbiamo un telefono nuovo, tranne se non spacchiamo il display. Ha una batteria da 2500 mAh, eccellente la durata, io sono rimasto impressionato. Con la stessa batteria, ad esempio un S5 mi sembra che è giù di lì, 2500-2600 mAh, con l'utilizzo intenso che io ne faccio del telefono arrivavo a circa le 18-19 di sera, parlo di Android. Con questo dispositivo, con questo telefono, invece, arrivo a notte inoltrata, quindi mezzanotte e oltre, con un 10%. Davvero l'autonomia è eccezionale. Ottimo il lavoro del sistema operativo. Questo, come detto, è il single SIM, e qui c'è l'inserimento per la SIM telefonica. Ha solo 8 GB di spazio interno, infatti ho acquistato una 16 GB classe 10 e l'ho inserita subito sul telefono. Bella poi la possibilità proprio sul sistema operativo di Microsoft di poter trasferire praticamente dalle applicazioni foto, suonerie, eccetera eccetera, direttamente sulla micro SD. Quindi questo poi colma il gap che c'è della poca memoria interna. Parliamo adesso di delle parti che mi sono piaciute particolarmente proprio del sistema operativo, veloci, perché allora la possibilità intanto di, guardate, c'è la possibilità di poter spegnere e accendere con un doppio tocco il display. Buona la sensibilità, lo andiamo a sbloccare, vi faccio vedere alcune integrazioni che io avevo lasciato un anno e mezzo fa a Microsoft proprio con questi gap, e lo ritrovo un sistema operativo in versione 8.1 update 2, ma che sarà aggiornato a Windows 10, quindi lo aspettiamo con impazienza anche noi. La possibilità di creare cartelle, vedete, in questo modo, quindi di inserire fino a 9 applicazioni in prima funzione. La cosa che mi piace particolarmente di Microsoft e che surclassa sicuramente Android è la fluidità, ma soprattutto la gestione delle email. Io uso Google o Gmail su Android, alcune volte per delle ricerche, email vecchie, è veramente complicato ritrovare una mail vecchia oppure andare a ricercare un articolo preciso di una mail che è arrivata qualche tempo prima. Su Windows Phone, forse sicuramente secondo solo a BlackBerry, che sotto questo aspetto rimane imbattibile, la gestione delle mail davvero eccellente. Mi piace perché in un attimo riusciamo a trovare tutto, io riesco a trovare, ho una sezione ben divisa, insomma potete vedere anche dei filmati più tecnici sotto questo aspetto, io vi parlo di un'impressione amatoriale. Bella anche l'ampliamento del market che avevo lasciato un anno e mezzo fa, così le applicazioni non sono a livello grafico come Android o iOS, però posso dire che sono nettamente migliorate sia nella costruzione grafica sia nel numero nell'applicazione del market. Infatti sto trovando alcune applicazioni
generali, quindi di utilizzo molto popolari, che finalmente sono presenti anche sul market Microsoft, che sta lavorando, secondo il mio punto di vista, davvero tanto. Un'altra possibilità di questo dispositivo che contiene una radio FM. Faccio una chiamata di test molto veloce. Davvero mi piace particolarmente proprio perché la velocità di apertura in tutte le funzioni è immediata. Vi faccio sentire il viva voce, alzo. Allora, buona la qualità generale, per l'ascolto musicale si sente ancora meglio il l'altoparlante esterno. Diciamo che per 189 euro, quello che mi è piaciuto soprattutto, ve l'ho menzionato, il sistema operativo nettamente migliorato in fluidità, ma soprattutto in funzioni. Un plus, la ricezione del segnale davvero sopra la media. Con Note 3 io ho due tacche in più, parlo due tacche in più, stesso operatore, stesso punto con questo Lumia 640. Buona la qualità dell'altoparlante integrato, molto forte il volume e abbastanza buona anche la qualità. Vi faccio in ultimo velocemente il test delle foto. Ci sono due fotocamere, c'è la Lumia e Microsoft. Spero che con Windows 10 un'unica applicazione. Vi faccio vedere lo scatto: è molto veloce la messa a fuoco e la restituzione, nonostante un 8 megapixel, devo dire che è molto molto buona. Guardate quanto ho ingrandito, grana davvero pochissimo. La possibilità di nascondere, e questo la trovo una genialata, di nascondere con uno swipe verso l'altro o di farli ritornare sul display i tre tasti di funzione. Guardate, poi c'è la possibilità di... non c'è un LED di notifica, ma c'è questa possibilità di vedere l'orario e le notifiche in controluce, appena leggermente però visibile anche con una luce media. Consuma davvero poco questo sistema, si può determinare se vederlo continuamente oppure dare una scadenza di 30 secondi e di farlo accendere solo nella presenza di notifiche oppure quando lo andiamo a interagire sul dispositivo. Ripeto, per 189 euro assolutamente non c'è niente, secondo me, sulla piazza che possa sostituire in base al rapporto qualità-prezzo un prodotto del genere. Io vi faccio un esempio: ho questo dispositivo da 4 giorni, l'ho utilizzato, mi sono innamorato, tant'è che ovviamente la serie Note è insostituibile per il pennino, però devo dire che ho preso la SIM primaria sul mio Note 3 e l'ho passata su questo Lumia. Perché? Perché oltre ad essere più maneggevole, ha una ricezione migliore e un sistema operativo davvero fluido e veloce che mi è piaciuto particolarmente. Con questo, in modo veloce, un po' confusionale, vi parlo in ultimo di dimensioni, anche se poi, ripeto, ci sono altri che lo fanno di professione questo mestiere, però ve lo dico, visto se state guardando e vi ringrazio questa video recensione, che sono 14,1 cm di altezza per 7,2 cm di larghezza per 0,8 cm di spessore, un peso di 145 grammi, ma questo già detto che l'ergonomia, la portabilità su questo prodotto è davvero eccellente. Io nuovamente vi ringrazio, spero di esservi stato utile con questa video recensione, stavolta a mie spese, ma mi piace testare e poi riportare le mie impressioni a voi utenti che, se siete indecisi e capitate per caso sulla mia videoprova, potete magari prendere una decisione definitiva. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima videoprova.